Ben ritrovati, oggi video recensione di un prodotto di make-up. È tanto, tanto, tanto tempo che non parlo di make-up. Oggi vi voglio parlare di questo fondotinta, il Made to Last di Pupa. Tonalità, non so se si vede, è la 030. Fama fidasse, ve lo dico io, è lo 030. Allora, raccontiamo un po' di questo prodotto. Io circa un mese fa ho ricevuto dall'azienda una mail in cui mi si offriva la possibilità di acquistare al 50% di sconto un prodotto per il viso, fondotinta o BB cream, previo compilamento, previa compilazione di test allegato. Quindi io ho compilato il test e con le risposte da me fornite, a loro avviso, il prodotto che avrebbe maggiormente risposto alle mie aspettative sarebbe stato appunto questo fondotinta. Cos'erano le mie aspettative? Allora, io cercavo un fondo modulabile con una copresa medio-alta. La mia carnagione del viso è di tonalità chiara, non chiarissima, ma chiara, non è né olivastra né rosata, sottotono neutro. Quindi a me vanno bene entrambi i sottotoni, non mi fanno virare il colore così. La mia pelle è una pelle normale, io qui ho la pelle normalissima e ho una zona T molto limitata, cioè a parte il naso che è sempre, ma non è il grasso il mio naso, è sempre lustro. Do chili di cipria, ma che non si, guardate, non si opacizza neanche se, vabbè, al limite così, ma proprio ho un naso che brilla di luce propria. È leggermente appunto grasso il naso, forse qua nel centro della fronte, ma neanche più di tanto, il mento assolutamente no, diciamo che è una pelle normale con una micro zona T. Risultanza: Made to last nelle tonalità 010-020. Vado in negozio, ovviamente 010-020 stroncate sul nascere perché più che fondotinta a me sembravano biacca da circo, proprio bianco gesso sarei diventata. Ho optato per la 030 perché la 040 già mi sembrava troppo carica. Allora, cosa dire della modulabilità? Per quanto mi concerne, ribadisco, io in questo video do le mie impressioni di consumatrice. Questo fondotinta non è modulabile. Intanto perché è un'applicazione difficilissima, nel senso che, a parte che io non mi trucco con le mani, ma anche mettendolo con le dita, no. Impatacca moltissimo le dita, resta molto appiccicoso. Cioè, resta tutto sulle dita, sul viso, niente. Pennelli, scordiamoceli, Duo Fibre, Real Techniques, li ho provati tutti, niente. Non si attacca al viso, si sposta, si sposta, si sposta, fa righe. L'unica possibilità è utilizzare una beauty blender o una spugnetta da trucco, ovviamente bagnata e strizzata. Allora, così si riesce un po'. È impossibile da modulare perché dopo una prima stesura, anche quando il fondo si è fissato, ripassare su dei punti muove lo strato di sotto e fa macchia, quindi niente. Ma la cosa peggiore per me è la colorazione che prende sul mio viso. Io non so se è causato dal pH della mia pelle, no, io ho provato di tutto, dai fondotinta da 5 euro della grande distribuzione a MAC, ammesso che ci sia dell'ossidazione nel prodotto, ma non vira in questa maniera. Cioè, io metto questo fondotinta e dopo 10 minuti, un quarto d'ora, sono grigio perla. Cioè, mi ingrigisce il viso, me lo fa, mi spegne completamente il colore. Non solo, dopo qualche ora il prodotto inizia a svanire. Sulla mia pelle comincia a non vedersi più. Si vede il colorito mio naturale, delle segni. Scusate, è arrivata la belva. Stavo dicendo, la mia pelle lo assorbe, sparisce completamente.
Mi resta la pelle tutta segnata come se avessi migliaia di screpolature. No, niente, è un prodotto che non... No, non ci siamo proprio, ma per nessun genere di cosa. Non opacizza, non è modulabile. Mi secca la pelle normale e non mi asciuga, il naso rimane lustro come una lampadina. Mi butta fuori un grigio che fa spavento. Io lo boccio, anche perché poi l'ho provato. Adesso vi voglio far vedere. Ne metto proprio una micro parte sulla mano. Sparisce, sparisce, non... Vedete, resta lustro brillante, non lo so, vedete qua, questa chiazza di... Non mi piace, poi non vi dico, ho provato mettendolo con le mani, no? Una volta finita l'applicazione, acqua tiepida, sapone, generalmente con questa operazione tutti gli altri fondotinta dalle mie mani vanno via. Questo niente, rimaneva una patina oleosa sulle mani, che era una cosa pazzesca. E sì che è oil free, dico è oil free. Le componenti non le so perché l'ho cestinato la confezione. Si scuote prima dell'uso, cioè non è che io non sappia usare un fondotinta. A 52 anni di fondotinta nella vita ne ho usati. Liquidi in polvere, minerali, compatti. Ripeto, ho provato dalla Maybelline alla Shiseido, buonissimo. Il fondotinta compatto di Shiseido è una delle cose più buone del mondo in assoluto. MAC, io uso il... Cosa che uso io? Non il Fix Plus, io uso il... Ve lo saprò dire, comunque io con quello mi trovo da Dio. Non lo uso tutti i giorni, anche perché è meglio evitare delle componenti siliconiche che potrebbero, con l'utilizzo quotidiano, rovinare un po' la pelle. Rovinare, insomma. Però, quelli sono fondotinta, Dior, Chanel, li ho provati, ottimi. Hanno il loro prezzo, ma si capisce il perché. Però è anche vero che ci sono dei fondotinta, tipo... L'Oreal, cose così che hanno un prezzo molto molto più basso, che hanno delle ottime rese. Questo qui, signori, è 20 euro, cioè io l'ho pagato 10, 20 euro, questo no, non li vale. A mio avviso non li vale, è un prodotto veramente... No, ma voglio farvi vedere perché sembra che io stia delirando. Allora, una volta... È una cosa... Micidiale, vi lascia un senso di... Ecco, un ticcio sulla mano. No, 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 non mi piace assolutamente. Io lo userò in combo con qualche fondotinta, magari un po' più scuro per attenuare la tonalità, ma io non è che abbia fondotinta scuri, perché io generalmente la mia colorazione la azzecco sempre. Anche questo qui a prima vista sembrava quello più adatto, che è 010, 020, bianchissimi, 040 troppo scuro. Al momento, anche testandolo sulla mano, sembra il colore adatto. Poi sul viso, non so perché, mi diventa grigio. Quindi magari è un problema del mio pH, però visto che me lo fa solo lui, secondo me è un problema del fondotinta o ha dentro un qualche componente che reagisce in questa maniera. In un modo o nell'altro, mi dispiace, io ringrazio molto l'azienda che mi ha dato la possibilità di provare col 50% di sconto, ma per quello che richiedevo io un fondotinta, questo prodotto non ha superato le aspettative. Non so, proverò qualcos'altro, per adesso no, vado avanti con il mio MAC, gli altri miei fondi, questo qui vedrò di... Non lo posso neanche passare a mia madre perché mia madre è di tonalità olivastra, di conseguenza non so.
Proverò a miscelarlo con una BB cream, non lo so, proverò a utilizzarlo in qualche modo, altrimenti mi spiace, ma cestinato. Con questo spero di avervi dato la mia opinione su questo prodotto, che io non dico non acquistate, sia ben chiaro. Io personalmente questo prodotto non lo acquisterò mai più, perché con me non ha funzionato. Poi ci saranno persone che troveranno giovamento, diranno che è il fondotinta della loro vita, ben venga. Purtroppo per me così non è stato. Spero di non avervi annoiati. Ho un trucco pessimo, nel senso che ho truccato gli occhi stamattina. Adesso non guardate perché sono stata fuori sotto la pioggia, avevo il cappello, ma però avevo tentato. Allora, gli occhi sono truccati con la Naked 1. Qui diventa tutto chiarissimo, in realtà è un bel trucco che si vede, ma sapete che io ho delle luci. E ho detto, facciamo come dicono, trucchiamo gli occhi e mettiamo il nude sulle labbra. Cioè, ma veramente a me fa cagare il nude, ma come si fa a dire che sta bene il nude? Io sembro una morta in corda. No, no, veramente, oltretutto ne ho uno anche indelebile. Cioè, voglio dire, niente. Questa è un prodotto di L'Oreal, non so se è venduto anche in Italia, so che è venduto in Francia. È uno scatolino così con due rossettini. Prima si passa il rossetto, si aspetta un minuto, si passa sopra questa specie di lucido che fissa. E in effetti fissa. Antimacchia, no transfer. Adesso togliamelo, c'è scritto anche da togliere con lo struccante per waterproof. Mi ritroverò con due labbroni così, come se ne avessi bisogno. Tutto mi ingiallisce anche i denti. Che schifo! Giornata no per il trucco. Non ho indosso questo fondotinta, assolutamente. Questo è un fondo di Catrice, di cui magari vi parlerò prossimamente. Un bacione, un arrivederci a presto. Scusate per le chiacchiere e le lungaggini, ma sapete che io sono a volte prolissa, prolissa, prolissa. Ciao belle!